Rieccoci Luca, 11 e 21 minuti, diamo il buongiorno all'onorevole Roberta Lombardi, deputata Movimento 5 Stelle. Buongiorno Lombardi. Buongiorno a voi. Luca. Non abbiamo Luca e allora chiediamo, passiamo subito noi ai commenti. Volevamo chiederle sul finanziamento dei partiti, Lombardi, soprattutto ci si sta tornando anche come tema in questi giorni in cui però il primo piano lo prende evidentemente questo nuovo rimpasto di governo. Che cosa sta succedendo alla Camera compatibilmente con la possibilità di andare avanti con i lavori in questi giorni? Nello specifico sul finanziamento pubblico, ieri è passato l'ennesimo testo blindato a cui non è stato possibile, dopo l'arrivo dal Senato, apportare una modifica, neanche una virgola, perché ormai siamo passati al monocameralismo di fatto, nel senso una delle due camere su cui si incardina il provvedimento lo tiene quasi tutti i due mesi di tempo, perché tanti provvedimenti che arrivano sono tutti decreti legge e quindi noi possiamo semplicemente convertire decreti legge. E quindi praticamente la prima Camera in cui viene incardinato il provvedimento lo tiene quasi tutto il tempo, arriva la seconda che ne prende atto e c'ha quella settimana di tempo giusto per far fare dei passaggi formali, ma alla fine non andare a modificare nulla. Quindi abbiamo recepito questo provvedimento e abbiamo preso atto che, come abbiamo denunciato da mesi, non c'è una vera reale volontà di abolire il finanziamento pubblico e di rispettare quella che era l'esito referendario del 93, per il continuo richiamo al quale siamo stati anche definiti stucchevoli dai colleghi di SEL in aula, perché purtroppo noi abbiamo questo vicchiaccio di cercare di rispettare la volontà dei cittadini. E quindi questo è quello che è successo ieri, abolizione finta, perché in realtà per ora c'è una diminuzione graduale del finanziamento pubblico diretto e quando andrà a regime questa nuova norma si avrà un finanziamento pubblico indiretto a carico della fiscalità generale. Luca Telese, eccoci Luca. No, volevo chiedere alla Lombardi che previsione fa, intanto buongiorno, su buongiorno a lei, Telese. I dissidenti. Ah, i dissidenti. Ma i dissidenti devo dire che in questi giorni sono, diciamo, più che dissidenti con noi, sono dissidenti con il loro territorio, perché sto leggendo e mi arrivano segnalazioni dai parti dei loro gruppi di appartenenza di estremo disagio nei loro confronti, nell'interpretazione che loro stanno dando al mandato di portavoce. E quindi diciamo che è la rete stessa che si sta esprimendo su quanto loro siano all'interno della cornice del Movimento 5 Stelle. Penso che sia la risposta migliore, cioè è inutile parlare tra di noi, magari iniziare delle discussioni infinite all'interno dei gruppi Camera e Senato, secondo me dovrebbe parlare la rete a questo punto, perché ce lo sta chiedendo con sempre maggiore forza. Ma che cosa vogliono fare secondo lei? Vogliono sostenere il governo, vogliono solo conquistare visibilità, pensano di raccogliere un consenso nella vostra base? Che obiettivo hanno Orellana e gli altri? Francamente non lo so, forse, visto che spesso esternano ai giornalisti, sarebbe da fare una domanda diretta a loro, perché come dire, io non sono brava ad interpretare il retropensiero dei colleghi, quindi non lo so, chiedetelo direttamente a loro cosa pensano di ottenere in questo modo. E invece noi ne abbiamo discusso tanto, ma sono curioso di sapere la sua opinione. Lo scontro streaming Grillo-Renzi ha prodotto più consenso intorno a Grillo? È stato apprezzato dai militanti, dagli attivisti che lei incontra? Allora, io ho due generi di feedback. Il primo feedback è stato molto buono, nel senso, o meglio, cioè il primo feedback è stato da parte di chi è subito dichiarato entusiasta dell'approccio di Grillo nel confronto. Però ovviamente uno deve riuscire anche a leggere oltre i fan anche le persone che magari sono più fredde nelle valutazioni. E il giorno successivo, quindi ieri, mi sono iniziati ad arrivare i feedback invece dei nostri attivisti o simpatizzanti o persone che comunque guardano con curiosità il Movimento 5 Stelle, che mi hanno scritto, mi hanno messaggiato dicendo: lo sai che la prima volta che avevo visto lo streaming non
non ero rimasto perplesso, perché comunque avrei voluto che lui lo che Grillo praticamente sfoggiasse Renzi tema per tema, cioè Renzi avesse la possibilità di dirgli voglio fare questo e Grillo gli dicesse guarda che invece stai facendo quest'altro, voglio, e Renzi magari facesse voglio fare quest'altro e Grillo, cioè proprio un confronto tema su tema. Poi però molti rivedendolo mi hanno detto ma lo sai che in effetti aveva ragione, ma noi, ma voi, ma noi cittadini, cioè i cittadini disgustati e nauseati da 20 anni di questa politica, ma con questa gente, ma che ci avevamo da dire? La sa la famosa battuta di Guzzanti, aborigeno, ma io e te, ma io e te che cazzo ti dovevamo. Esatto, e quindi devo dire che il ritorno, anche quello più meno di pancia e più meditato, è stato molto buono. E invece perché considerate insufficiente comunque una cancellazione del finanziamento pubblico che porterà a zero l'emolumento dello Stato in prospettiva? Allora, punto primo, per questi primi 3 anni è graduale la diminuzione, quindi si avrà un finanziamento pubblico diretto ancora in quota percentuale rispetto a quel tetto massimo dei 91 milioni che aveva stabilito la legge Monti. In più sono state introdotte altre forme di finanziamento pubblico diretto, tipo 9 milioni di euro per gli invii postali degli invii. Però non eravate d'accordo voi sull'idea dei servizi anziché dei soldi? Ma e allora, bisogna anche decidere nella vita che cosa uno vuole fare. Se metti a zero completamente il contributo diretto, puoi dire io ti metto a disposizione, ad esempio noi nella prima stesura, anzi nella stesura proprio della proposta di legge che abbiamo fatto noi sull'abrogazione, dicevamo comune di appartenenza della lista che si presenta, ci metti a disposizione gratuitamente locali, per svolgere attività di informazione politica, incontro con la cittadinanza, eventualmente possiamo noi come forza politica andare a coprire quelle che sono le spese vive. Quindi io non ti noleggio la sala, ma se tu devi pagare una persona per stare lì e tenermela aperta, te la pago io. Quindi diciamo il servizio in questo senso, anche perché le dico proprio per esperienza, ad esempio la sala della Promotomoteca a Roma, del Comune di Roma, quando noi non eravamo né in Consiglio Comunale né in Parlamento, costa a un comune cittadino che la voglia affittare 5.000 euro per un pomeriggio. Se la chiede un consigliere comunale costa zero. Allora, perché io cittadino che voglio fare politica nel mio comune per il quale pago già abbondantemente tasse, se voglio usufruire di una sala pubblica devo pagare 5.000 euro e io forza politica ne devo pagare zero? Proprio perché noi ci siamo basati nella nostra proposta su questi casi di vita reale, abbiamo detto comune di residenza ci dai la possibilità di usare le sale a costo zero come faresti con un consigliere comunale, eventualmente dietro corresponsione di queste diciamo contributo per le spese vive. E quindi questo genere di servizi noi l'abbiamo messo, ma per esempio gli invii postali non l'avevamo previsti nella nostra proposta di legge, e comunque il finanziamento pubblico diretto per noi deve essere completamente eliminato, come era da volontà referendaria del 93, mai applicata ai ministri. Certo, e però detto questo arriverà a zero, quindi per voi è solo il periodo di transizione il passaggio inaccettabile? Arriverà a zero non è perfettamente corretto, arriverà a zero quello diretto. In realtà è un onere a carico della fiscalità generale, perché quando io vado a dare una detrazione fiscale cospicua, tra l'altro con quote percentuali ben più alte di quelle che un semplice cittadino gode, di cui un semplice cittadino gode quando va a detrarsi le spese per esempio sanitarie, per la scuola eccetera eccetera, quindi una detrazione fiscale più alta a favore di chi dona ai partiti. Quindi io sto andando a prendere risorse dalla fiscalità generale e le sto dando come incentivo a chi dona ai partiti. Secondo me questa è una forma di finanziamento indiretto, perché è sempre la famosa tasca dei cittadini che comunque caccia soldi per affrontare questa, coprire questa spesa, queste sborse. Io vorrei lasciarla dicendo che non sono d'accordo con lei, perché temo che otterrete un risultato diverso da quello che volete, cioè il finanziamento ai partiti, brutto, sporco, cattivo, usato male, era comunque una risorsa della democrazia per chiunque ottenesse rappresentanza,
e con la cancellazione totale solo le lobby potranno finanziare la politica. Quello purtroppo è vero, infatti noi abbiamo anche denunciato che questa è una legge che tutela le lobby e li fa fare praticamente quello che vogliono. Il nostro progetto era una campagna di adesione a un'idea, quando c'è una campagna elettorale da finanziare, attraverso micro donazioni dei cittadini. A regime potrebbe andar bene anche una sorta di rimborso pubblico vero, ma che fosse un rimborso, cioè noi arriviamo sempre a delle posizioni di esasperazione perché c'è 20 anni di mala politica che ne hanno abusato. C'è un referendum che dice: io abolisco il finanziamento pubblico diretto e la politica che fa dopo neanche 6 mesi se lo rimette sotto mentite spoglie. Perché il concetto di rimborso per noi cittadini comuni è un rimborso vero, nel senso io spendo X, ti faccio vedere quanto ho speso e tu Stato mi ridai la stessa cifra. Siccome c'è stato un abuso, noi a questo punto siamo diventati intransigenti sulla posizione del rispettare la volontà referendaria. Purtroppo a ogni azione a volte corrisponde una reazione. 20 anni di mala politica hanno portato a una sorta di calvinismo intransigente da parte nostra. Leggo un flash dal Corriere della Sera, Corriere.it, poi ci sarà l'approfondimento. Gli ascoltatori: finanziamento illecito, 2 punti, indagati Alemanno e Polverini. Questo riguarda poi anche la nostra città e la nostra regione. E ne sapremo di più, è solamente un flash in rosso, non è una notizia che si può aprire, quindi non ne sappiamo di più. Intanto ringraziamo l'onorevole Roberta Lombardi, Luca. Grazie a voi. Grazie, buon weekend all'onorevole Roberta Lombardi del Movimento 5 allora, Stelle. Allora abbiamo chiuso seriosamente, più seriosamente del solito. Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te che cazzo se dovevo dire? Ci ha pensato Mirko, Luca. Geniale, ci ha pensato no, ma Mirko. Dicevo che...